cose fuori da fare. La parola ora al collega dottor Lavecchia, che parlerà dell'influenza dell'industria del tabacco nella attuazione della Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie per l'invito e molte grazie a tutti voi per l'attenzione. Il problema dell'avversione dell'industria del tabacco alla Convenzione Quadro OMS. Microfono. Era già noto a chi aveva originariamente. Microfono. Era già noto a chi aveva originariamente definito la convenzione. Lo stesso preambolo, vedete, richiama la necessità di rilevare le attività dell'industria per bloccare gli sforzi di controllo del tabagismo e la necessità di essere informati delle attività dell'industria che abbiano un impatto negativo. Quindi questo era già originariamente cosciente, era noto a chi ha steso la convenzione. Un concetto iniziale che noi dobbiamo ricordare è che il tabacco non è un normale business. Stamattina il dottor Oleari parlava di internalizzazione dei rischi. Il problema del tabacco è che, contrariamente ad altri beni e servizi, ha soltanto danni, quindi è molto difficile fare i conti o far pagare eventuali rischi, perché qui ci sono soltanto danni e morti, mentre qualsiasi altro bene o prodotto che noi consumiamo ha dei potenziali rischi, ma è prodotto per dare dei vantaggi. Il tabacco si contraddistingue per non avere alcun vantaggio. L'altro punto è che è un business estremamente concentrato, perché quattro aziende, che sono la Philip Morris, la BAT, la Japan Tobacco, l'Imperial Tobacco, rappresentano circa i due terzi del commercio mondiale. Poi c'è la parte cinese, ma il commercio mondiale è concentrato in questi mani. L'industria del tabacco ha sviluppato addirittura un progetto integrato anticonvenzione, cioè questo Project Cerberus, che è un progetto integrato collaborativo che intende promuovere delle azioni per contrastare la convenzione quadro e quindi per portare delle alternative ai governi che possano essere considerate delle reali alternative alla convenzione quadro. Il razionale è in qualche modo di rimanere degli interlocutori, oltre che essere interlocutori delle organizzazioni non governative, tutti coloro che hanno interesse o si muovono nell'ambito del tabacco e del suo business. Queste sono alcune parole chiave, ossia da un lato, come vi ho già detto, il tabacco è l'unico business che fa solo danni, quindi non è un business normale. Noi di solito per qualsiasi bene abbiamo dei benefici e degli eventuali danni che riusciamo a contenere. Qui usando il prodotto, come dice il produttore, causiamo soltanto malattia e morte, non usandolo male. E quindi non è un business normale, è l'unico prodotto che ha queste terribili caratteristiche. Ovviamente l'industria è più aggressiva dove è meno coscienza e meno supporto. Dopodiché tutte le attività per mistificare o per contrastare la convenzione sono state estremamente complesse. Ad esempio l'industria del tabacco cercava di coinvolgersi in attività filantropiche e sociali. La BAT dal 2002 ha pubblicato un social report. Questa è una delle più bizzarre, perché in Messico la Philip Morris ha contribuito, non so se ancora lo faccia, un peso per ogni pacchetto di sigarette vendute al Servizio Sanitario Nazionale, quello che si chiama il Seguro Sociale. Questo sembra
una cifra considerevole, erano 150 milioni di euro nel 2006, ma è una parte minima del profitto dell'industria del tabacco in Messico, quindi addirittura contribuire al servizio sanitario nazionale. L'altro aspetto è la differenziazione, non abbiamo ancora parlato del possibile ruolo delle multinazionali nel produrre le sigarette elettroniche o comunque dei prodotti smokeless, perché uno dei punti chiave che ha contrastato la diffusione del tabacco negli ultimi anni è il problema del fumo passivo. Quando è stato riconosciuto che il fumatore non fa danni soltanto a se stessi, ma fa danno anche a chi gli sta intorno, questo ha rappresentato irrazionale di fatto per i divieti di fumo. Se si evita questo, c'è la possibilità di riaprire un nuovo business. Anche queste sono delle strategie da lungo utilizzate, ossia il convincimento dei pubblicitari. Abbiamo visto stamattina come nei diversi paesi, ad esempio, le grandi case di moda abbiano comportamenti diversi, ma anche le agenzie di indagine di mercato sono a lungo state influenzate dai produttori di tabacco per, da un lato, trasmettere dei messaggi tendenziosi e d'altra parte evitare le restrizioni sulla pubblicità, sulla promozione, sulla regolamentazione. Essenzialmente, quando sono state proposte misure o leggi contro la pubblicità, tutta la campagna contro queste misure o larga parte della campagna è stata condotta dai pubblicitari stessi, che vedevano a loro volta una diminuzione del loro business se non avessero più avuto la promozione e la pubblicità del tabacco. Il negazionismo, ossia il fatto, ma questo è un problema di lungo periodo, l'industria del tabacco ha sempre negato o ha sempre cercato quantomeno di gettare dubbi sui risultati della ricerca, anche sui risultati più certi, meno aperti a discussione. Quindi questo è stato un altro atteggiamento sistematico dell'industria del tabacco che ha riguardato anche la convenzione quadro dell'OMS. L'altro aspetto estremamente insidioso è questa retorica della responsabilità. Quando l'industria del tabacco parla di sensible regulation, standard of business conduct, evolving cooperation, risk reduction, non so, anche voi ricorderete alcuni anni fa in Italia c'era il fumatore cortese, quindi questo tipo di atteggiamento di nuovo rientra nel contrastare le misure prese dai governi per l'estinzione del tabacco e per dare un'immagine, una qualche accettabilità a un'industria che in realtà non ha alcuna ragione per essere accettabile. La seconda parte della mia relazione è più basata sui nostri dati ed è su quello che io credo che oggi sia il punto principale nel contenere ulteriormente la diffusione del tabacco, ossia il ruolo del prezzo e della tassazione delle sigarette. Da un lato l'industria non è a priori contraria a un aumento dei prezzi, ciò che vuole è una politica dei prezzi che massimizzi i suoi profitti, ossia che gli aumenti siano moderati e che in ogni aumento ci sia una parte anche per l'industria. D'altra parte però l'industria nega il ruolo delle politiche dei prezzi in generale con tante argomentazioni, nessuna delle quali valida. La più bizzarra è quella del contrabbando, perché di fatto il contrabbando ormai in Europa ma anche nel mondo non si fa più andando a prendere le sigarette chissà dove, si può fare soltanto acquistando blocchi di sigarette dai produttori, che in Europa non è più possibile, per cui il prezzo non ha più alcuna influenza sul contrabbando. Noi abbiamo partecipato a due studi, uno era semplicemente una revisione della letteratura disponibile fino al 2011 sull'efficacia delle tasse e dei prezzi e della politica dei prezzi sul controllo del tabacco, un handbook dell'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro. Il messaggio essenziale di questo volume è che sulla base di più di 200 studi un aumento di prezzi del 10% porta a una diminuzione dei consumi nel mondo di circa il 4%, ossia questa elasticità di meno 0,4%. Elasticità vuol dire che quando è negativa vuol dire che quando aumenta il prezzo, come in questo caso, diminuiscono i consumi. Quindi
In Italia noi abbiamo considerato anche da italiani, sono molto, molto simili a quelli di altri paesi, sostanzialmente dal 70 al 2001 un aumento di prezzi del 10% in termini reali, tenuto conto dell'inflazione, porta a una diminuzione delle vendite di circa il 4,3%. Vedete come sono andati, questi sono i prezzi che sono molto scesi negli anni 70, sono drammaticamente scesi negli anni 70, poi sono risaliti negli anni 90 e come i consumi sono evoluti in corrispondenza delle variazioni del prezzo. Questo dei consumi qui è essenzialmente scomparso il contrabbando, questa era la quota di contrabbando che è stato bloccato alla fine degli anni 90, adesso non c'è sostanzialmente più in Italia e questo era il picco dovuto al contrabbando. Quindi i nostri risultati sono coerenti con quelli di tutti gli altri paesi. Abbiamo fatto anche un modello, di nuovo, aumentando di un euro il prezzo di un pacchetto di sigarette, cioè portandolo, questo è un modello fatto lo scorso anno, portandolo da 4 a 5 euro, noi avremmo questa diminuzione nel numero di pacchetti consumati, un 10% aumentando il 25% il prezzo, e avremo questo vantaggio, 2 miliardi e mezzo in termini di ricavi nonostante la diminuzione del prezzo, per cui qui abbiamo un grosso vantaggio in termini di impatto sulla salute degli italiani, ma anche un certo vantaggio, 2 miliardi e mezzo non sono una cifra che possa risolvere i nostri problemi, però sono una cifra considerevole in termini di aumento delle entrate fiscali, quindi abbiamo due vantaggi con una sola misura. Perché no? Questo è un vero problema, perché non si fa questo? Perché in realtà c'è consenso, noi nelle indagini che vi ha illustrato la dottoressa Pacivi stamattina, nelle ultime indagini abbiamo anche chiesto ai fumatori e ai non fumatori se sarebbero d'accordo a aumentare il prezzo in qualche modo, e l'80% della popolazione è favorevole. Una cosa interessante è che il 60% dei fumatori è favorevole se una parte di queste entrate supplementari fossero dedicate alla prevenzione e alle cure, al controllo del tabagismo. Abbiamo già sentito ripetere più volte che uno dei problemi italiani è che non viene nessun supporto da parte dell'Istituto Sanitario Nazionale ai trattamenti di controllo del tabagismo, che è del tutto irragionevole perché è una delle misure più cost effettive in sanità. Il contrabbando, vi ho già detto, non è più un problema, sostanzialmente non c'è più e non ci può più essere, quindi è una banale scusa. Questi invece sono i paesi in cui abbiamo condotto uno studio europeo, questo è, che si chiama PACTE, in cui di nuovo abbiamo chiesto, non soltanto in Italia ma in vari paesi europei, quale fosse il supporto per un aumento del 5% del prezzo delle sigarette. Vedete che anche i fumatori correnti, questo è il totale Europa, ma l'Italia è molto analoga, quasi metà dei fumatori sono favorevoli a un aumento del 5% del prezzo se parte di questo aumento è dedicato al controllo del tabagismo. E addirittura al 20% non c'è un'opposizione netta, perché l'80% della popolazione, il 75% a livello europeo sarebbe favorevole, e anche i fumatori, il 35% sarebbe favorevole. Quindi è abbastanza difficile da capire, se non per influenze bizzarre o per ignoranza e incomprensione del problema, perché i politici non accettino di adottare delle misure che non solo sono favorevoli per la salute, per il fisco, ma anche hanno un forte consenso a livello popolare. Se aumentiamo il prezzo, vedete, quantomeno l'intenzione vi è, una considerevole parte dei fumatori che dicono che o smettono, oppure sono gli italiani, un 13% dice che smetterebbe per un aumento del 20%, ma la cosa più importante è che circa metà diminuirebbero il consumo, il che probabilmente è vero. Quindi l'altro vantaggio è che aumentando il prezzo, misura che è accettata a livello di opinione, il consumo, il che probabilmente è vero. Quindi l'altro vantaggio è che aumentando il prezzo, misura che è accettata a livello di opinione pubblica, abbiamo anche un impatto sui consumi. Io ho finito sostanzialmente qui, ricordavo come
nelle campagne elettorali americane i principali contributori erano l'industria del tabacco, le immagini usate. Ecco, secondo me qualcosa che dobbiamo ricordarci è che le cose alla fine sono migliorate, almeno in alcuni aspetti dell'approccio dei produttori di sigarette. Negli anni 90 vi erano non solo calciatori, ma anche dei politici o addirittura dei premi Nobel che mettevano il loro nome insieme all'industria del tabacco. Almeno questo credo che non ci sia più, cioè io credo che oggi nessun politico può mischiare il suo nome a quello dei produttori di sigaretta in maniera aperta. È vero che il tabacco, le immagini usate, ecco, secondo me qualcosa che dobbiamo ricordarci è che le cose alla fine sono migliorate, almeno in alcuni aspetti dell'approccio dei produttori di sigarette. Negli anni 90 vi erano non solo calciatori, ma anche dei politici o addirittura dei premi Nobel che mettevano il loro nome insieme all'industria del tabacco. Almeno questo credo che non ci sia più, cioè io credo che oggi nessun politico può mischiare il suo nome a quello dei produttori di sigaretta in maniera aperta. È vero che nei paesi a reddito medio e basso, come abbiamo visto anche stamattina, la situazione è più complessa. Io ho finito questo, io spesso ricordo questa frase di un medico di Palermo del 1645 che aveva già detto tutto quello che avremmo dovuto sapere sul fumo. Grazie mille. Grazie al collega Lavecchia. Evidentemente le industrie fanno la loro parte, ma sarebbe opportuno che anche le